La sensazione era per me difficile da capire se le cose stessero funzionando peggio in difesa o peggio in attacco, perché in attacco eravate abbastanza contratti, in difesa avete concesso canestri molto facili a Montegranaro. Secondo te il problema qual è stato principalmente? No, sicuramente avevamo preparato la partita per togliere a loro la transizione, dove è una squadra che segna molto, e poi sapevamo in Corbett e Amoroso un po' i fari della squadra. Purtroppo ci siamo riusciti in parte, perché abbiamo concesso magari un po' di più a Palermo, un po' troppi canestri facili sotto canestro, hanno preso un po' troppo facile l'area, invece noi volevamo chiudere innanzitutto l'area, invece purtroppo abbiamo concesso l'area. Più in generale, Jacopo, al di là della partita in sé, noi ci siamo sentiti anche prima di Montegranaro, cos'è che non sta funzionando in questo Unieuro? Che era partita così bene che adesso invece ha 6 sconfitte nelle ultime 8. No, sicuramente è un periodo brutto dove non ci sta riuscendo anche le cose più semplici, quelle che ci hanno portato a fare sicuramente un gran girone d'andata.